ci troviamo nella sala di musica dell'associazione Seassi, siedo sul salotto che fu di Clara Bonini, con mio gatto Imbarani, sono di fianco al pianoforte che era sempre di Clara Bonini, con mio gatto Imbarani. Quanti ricordi, mi permetto di dire, da bambino, di questi due coniugi musicisti, appassionati musicisti, critico musicale lui, mi ricordo le sue lezioni di storia della musica come preambolo dei concerti della Società del Casino di Via Gabbi di Reggio Emilia, quanti ricordi. Ma non è di questo che dobbiamo oggi parlare, siamo qui per presentare una novità, una grande novità, dopo 8 anni e con circa una settantina di pubblicazioni scientifiche legate all'arte organaria, principalmente l'Associazione Culturale Seassi, Edizioni Seassi, ha deciso di affrontare una nuova sfida, che in pochi mesi si è già rivelata molto positiva, perché in gennaio si è deciso di aprire una nuova collana di musicologia, musicologia libera, musicologia d'arte, si chiama musicologia non prettamente legata al mondo dell'organo a canne o della musica organistica, ma legata a tantissimi fattori come è la musicologia tradizionale che si occupa di tutto in vari secoli di ricerca musicale. Quindi musicologia uno potrebbe dire, ma in Italia ci sono già delle riviste scientifiche consolidate da anni, ci sono già altre edizioni, magari più vecchie, che si occupano di questo parametro, ma perché una nuova collana? Una nuova collana ce n'era bisogno, non ce n'era bisogno? Secondo noi ce n'era bisogno anche per dare voce, per dare la possibilità a musicologi, a studiosi, a musicisti che magari non hanno all'inizio del loro studio, magari sono giovani, non hanno la possibilità delle grandi case editrici, consolidate, e quindi di dare spazio a degli studi interessantissimi, unici e primi nel loro genere, appunto in questa direzione, direzione che si è subito consolidato verso il meridione italiano, ma senza volerlo, Il primo numero, il volume numero 1, è uscito a gennaio del corrente anno 2020, ed è riguarda un argomento mai affrontato prima nella storia della musica, e il violoncello, il protagonismo del violoncello all'interno della Cappella Musicale e nella musica sacra di Napoli e del Regno delle Due Sicilie. Quindi uno studio scientifico curato da chi vi parla, Matteo Malagoli, che riguarda soprattutto il patrimonio, questo volume importantissimo depositato presso l'archivio dell'Abbazia di Montecassino, che riguarda la prima letteratura per violoncello nella Napoli del 1699, meritatamente scritta da musicisti del Tesoro di San Gennaro, e si apre a tutta una storia del violoncello fino al 1908 con l'ultima composizione di carattere sacro liturgico scritta a Napoli da un importante organista e musicista napoletano. Questo è il mio primo capitolo. Il secondo capitolo riguarda la pratica del violoncello esclusivamente nell'abbazia di Montecassino, che possiamo dire era quasi come un conservatorio, tanto era in auge. Il terzo capitolo, religiosi e religiosi, sacerdoti italiani, compositori che hanno dedicato pagine di qualsiasi genere sacro o profano al violoncello. Si è subito collegato il secondo volume della collana, che riguarda il trattato di contrappunto di basso continuo di Josef Doll, musicista tedesco che conobbe anche Johann Wolfgang Amadeus Mozart, che fu l'unico estero a prestare servizio nel Tesoro di San Gennaro in tutti i secoli di durata della cappella musicale. Quindi interessantissimo, una prima edizione assoluta di questo studio coordinata da Massimiliano Soleri. Il terzo volume, anch'esso è collegato
da questo filo conduttore non voluto, come ho detto prima, e si focalizza sull'abbazia di Monte Cassino, ed è uno studio critico scientifico di Andrea Panfili sulla letteratura per strumenti a tastiera, quindi pianoforte, clavicembalo o organo, di autori poco frequentati, poco conosciuti o per nulla conosciuti dal grande pubblico della storiografia, e quindi una pubblicazione che focalizza l'attenzione sulla letteratura tastieristica poco conosciuta presente a Monte Cassino. Da sottolineare che tra l'altro lo studio del Panfili si collega marginalmente al mio, in quanto il secondo mio capitolo affronta in parte gli stessi autori. A Monte Cassino è stato organista per pochissimo tempo Lorenzo, il giovanissimo Lorenzo Perosi, il quarto e ultimo volume uscito in questo agosto del 2020, si occupa di un interessante epistolario tra Perosi e il famoso, per chi è dell'ambiente organario di primo Novecento, l'avrà sicuramente sentito, il conte Francesco Luardi Cernuschi. Quindi questo importante epistolario messo compiutamente in forma di studio scientifico da un sacerdote della diocesi di Tortona, provincia di Alessandria, Don Fulvio Berti, che ha curato questo difficilissimo e importantissimo studio e aggiunge alla figura di Lorenzo Perosi, il quale ha già ovviamente un nutrito numero di studi sulla sua figura, aggiunge un tassello che ci mancava. Quindi la collana Musicologia ad Arte è aperta agli studiosi, è aperta ai giovani musicologi, giovani e non giovani, per delle offerte, per delle proposte che si possano caratterizzare in questa direzione particolarmente nuova, ma sempre interessante, che ho appunto esposto. Grazie. Salve, vorrei ora farvi ascoltare qualche pezzo di questi brani inediti di Monte Cassino. Diciamo che sceglierò un po' così a scandaglio, perché il programma è piuttosto lungo, le musiche per organo sono di circa 60 minuti, invece quelle per pianoforte sono di circa 50 minuti, quindi sceglierò qualche cosettina. Volevo proporvi innanzitutto un autore, il primo autore della parte pianistica clavicembalistica, ossia Antonino Reggio, compositore siciliano, forse il più nobile, il più raffinato dei compositori di questo periodo qui. Lui incontrò anche Charles Barney, lo incontrò a Roma, e Charles Barney lo definì proprio tra le più eminenti personalità musicali della Roma dell'epoca. Charles Barney notò anche la sua ricca biblioteca e le sue composizioni di buon gusto. Di questa sonata, che in cinque movimenti, volevo proporvi il secondo movimento, a cadenze, forme, stilemi tipici un po' della musica scarlattiana di quell'epoca. Quindi di Antonino Reggio, secondo movimento della sonata dodicesima. Thank you.
Adesso invece ho un autore che ha scritto una sonata per cembalo e pianoforte, una sonata molto interessante perché riporta già i primi coloriti musicali, quindi ci sono i piano e i forti. E l'autore è Corigliano, Domenico Corigliano, autore originario di Vignano Garganico, quindi siamo nella Puglia, ma verrà a Napoli, studierà al Collegio dei Nobili e lì fu molto apprezzato dall'aristocrazia e dalla nobiltà napoletana. Ha scritto musica per pianoforte, ma anche diverse ariette per voce e pianoforte. Questa sonata, che è sempre custodita nell'archivio dell'Abbazia di Montecassino, è in due movimenti. Io vi proverrò il secondo movimento, un rondò allegro. Compositore poco conosciuto, nato a Napoli nel 1701 e lì deceduto nel 1763. Sappiamo che ha insegnato al Collegio dei Nobili di Napoli e a Montecassino si conservano 4 toccate per clavicembalo. Per clavicembalo ha 2 tastiere, quindi sono toccate che richiedono appunto anche un clavicembalo di una certa dimensione. E io ve le volevo proporre di una toccata il primo movimento. Questa toccata ha 3 movimenti: abbiamo un allegro, poi abbiamo una fuga e poi abbiamo un allegro complessivo in stile di danza. E quindi di Giacomo Sellitto, il primo movimento della toccata per cembalo.
Sempre nel Settecento napoletano, con un altro grande clavicembalista. Il Barbe pure nel suo viaggio a Napoli lo avrebbe voluto incontrare, purtroppo non fece in tempo, perché nell'ottobre 1770, quando appunto da Roma Charles Barbe è sceso giù a Napoli, purtroppo Domenico Merola era a letto malato e morirà pochi giorni dopo, morirà il 20 novembre di quell'anno lì. Domenico Merola lo ricordiamo come organista della Cappella Reale. La Cappella Reale di Napoli era una delle istituzioni musicali più importanti, prestigiose dell'epoca. E quasi tutta la sua produzione per tastiera, consistente in 11 sonate, la produzione che è rimasta di lui, perché avrà scritto moltissime altre cose, sta appunto a Montecassino. E di queste 11 sonate io ve le propongo alla sfortuna. La sonata in sol maggiore e altre due sonate di Merola si trovano una alla British Library e una incompleta all'archivio musicale della Basilica Lateranense. Sono sonate in un solo movimento. Thank you.
chiudiamo questo breve viaggio musicale di ascolti con un'ultima composizione per pianoforte. Si tratta di un monaco di Monte Cassino, Vincenzo Bovio. Entrò a Monte Cassino giovanissimo, fu maestro dei novizi, fu maestro di musica e fu organista. Quello che un po' mi ha colpito nell'analisi delle sue musiche, che essendo appunto un monaco, essendo un maestro di musica, un organista, io mi aspettavo di trovare magari molte musica sacra. Invece no, una sola messa a tre voci, quattro sinfonie per pianoforte, sinfonie che richiamano un gusto prettamente operistico dell'epoca, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, Vincenzo Bovio è morto nel 1889, e molte ariette per voce e pianoforte, ariette soprane, cosa un po' insolita per essere appunto un monaco organista. Comunque di Vincenzo Bovio vi propongo una sinfonia per pianoforte, in un unico movimento, ed è evidente l'influsso del melodramma dell'epoca. Thank you.
Di musiche napoletane, di manoscritti di Montecassino, musiche napoletane del 7-800 per pianoforte. Io vi ringrazio, spero che vi siano piaciute e arrivederci.